Fatto con gli occhiali, lo vedo. Dicendo che ho organizzato la cena per te. Io ho le sue intenzioni di cenare. Ma scherzi? È tutto il pomeriggio che Riccardo sta cucinando. Lo so, ma questa sarebbe l'ultima cena con voi. Che ormai sei diventata la mia figlia. No. La mia famiglia, guarda, preferisco digiunare. Noi continueremo a essere tua figlia. Questa sarà l'ultima cena con la signorina Monticelli. La prossima volta sarai la signora Valutelli. Ma sei contenta? Io ho aggiunto una cosa a questo nostro tempo. Maria, ma te, cosa ti succede? Sei preoccupata? Hai paura? Definisco che non hai paura, è solo che ho spostato. Mi sento come un atleta che deve fare un salto in alto. No, invece... Manco con gli occhiali, lo vedo questo! Mi vado a mettere il vestito in voltio, ho mangiato anche in ceci, ho fatto... Vuoi parlare e mangiare? Maria, che ti succede? Sei preoccupata? Hai paura?
sento come una preda che deve fare il salto in alto. Non so se ce la farò. Ma su Maria, che ti succede? Hai paura? Che mi sento come una preda che deve fare il salto in alto. Io non so se ce la farò superare l'ostacolo. Però ormai sto correndo e fra qualche metro devo saltare. E c'ho una paura tremenda. Ora potresti sempre ritirarti, fare dietro fronte e andare via. Ormai l'ostacolo è troppo vicino, sto già saltando, è troppo tardi. Lo capisco. E allora lo devi fare con il massimo coraggio possibile. Ma il coraggio. Brindiamo insieme alla tua felicità. Brindiamo anche quella di Massimo, prego. È il stato del letto, il vero dolore della vita è che per essere felici bisogna essere uno. E se scopriamo che uno non è giusto per l'altro? Stop, benissimo. Facciamo subito la signora Giorgi, vero? Et je me reviens.